Buonasera a tutti, benvenuti alla prima videoconferenza del mese di aprile di quelle organizzate dall'Accademia Petrarca. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi come relatore il nostro socio, professor Luigi Fienga, già ordinario di letteratura italiana e latina nel liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo, che parlerà sul tema Dante incontra Manfredi. Purgatorio, terzo canto, versi 103-145. Questa comunicazione rientra nelle manifestazioni organizzate dall'Accademia Petrarca per celebrare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. È, per essere esatti, la terza che organizziamo già dall'inizio dell'anno e ne seguiranno naturalmente altre. Il professor Fienga è membro dell'Associazione Internazionale Amici di Pompei ed è socio corrispondente del Centro Ricerche Storiche d'Ambra di Forio d'Ischia. Ecco, perfetto. I temi dei suoi studi sono vari e vanno dalla letteratura latina a quella italiana, dalle antichità di Pompei alla storia risorgimentale. Questa sera, in occasione appunto dei festeggiamenti, delle celebrazioni del centenario dantesco, Fienga ha rivolto l'attenzione a un problema che emerge nella tematica del canto terzo del Purgatorio. Manfredi, anima ormai perdonata da Dio, fa impressione che non abbia ancora saputo liberarsi di due note della sua vita umana: lo sdegno per una scomunica che portò il disprezzo di molti verso la sua memoria e la certezza di tutti che egli fosse in eterno ormai nell'inferno. Appunto su queste due note fondamentali Dante ha costruito mirabilmente la figura del suo Manfredi, perdonato e penitente sui balsi dell'antipurgatorio. Prima di passare la parola al professor Fienga, ricordo che si può intervenire anche durante la conferenza, non solo dopo la conferenza, quindi anche durante la relazione, chattando negli spazi destinati su Facebook e su YouTube. E poi naturalmente le risposte saranno date alla fine della conferenza. Ricordo anche che il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 aprile, sempre alle ore 17, e in quell'occasione il nostro socio professor Giampiero Giugnoli, già dirigente scolastico del liceo classico Petrarca di Arezzo, parlerà sulla teologia di Epicuro. Passo adesso la parola al professor Fienga, ringraziandolo per aver accettato di tenere questa videoconferenza. Buongiorno, buonasera anzi, ai soci e agli amici che sono collegati da più parti d'Italia. Intanto ringrazio il Presidente che mi ha invitato per questa serata in onore di Dante. Il tema della mia comunicazione, oltre a quello che ha già premesso, credo, io non ho sentito il professor Firpo, verte anche su un particolare aspetto del canto terzo del Purgatorio, l'inutilità degli odi umani. Ora, il celebrare in forma solenne la figura e l'opera di Dante Alighieri nell'anno del centenario della sua morte, quant'anche non rimanga meramente cerimoniale e cerimonioso, di solito può comportare il rischio di ridire o di riscrivere cose già dette o già scritte. In quest'anno, peraltro, tanto doloroso per la pandemia, ci viene da chiedere se c'è ancora entusiasmo nel leggere Dante, il grande poeta del Medioevo. Che ha più a vedere l'opera sua, definita dai maggiori critici moderni l'epopea del pensiero medievale, col pensiero del presente e del futuro che assilla i nostri anni? E poi, se osserviamo la sua personalità, ci accorgiamo che egli ha una forte fede religiosa, mentre la nostra società è per lo più miscredente e materialistica. Dante
possiede rispettosi modi aristocratici e difende la tradizione imperiale. I nostri tempi sono invece democratici e sono in mano a gente nuova che tutto fa dipendere dal denaro. Egli inoltre esalta nella sua opera le virtù ideali e disinteressate, mentre la nostra epoca mira soprattutto al successo mondano o a quello frivolo dell'apparire. Presi così in modo non approfondito, codesti argomenti potrebbero sembrare a gente di superficiale cultura persino delle verità lampanti, come quei difettivi sillogismi che spesso, ricorda Dante in Paradiso 11, ti fanno in basso batter l'ali, cioè quei difettosi ragionamenti per cui gli uomini inseguono beni materiali, o meglio, non è possibile ricavare da principi falsi una conclusione vera. E alcuni di quelli che ho citati potrebbero apparire anche giusti e logici se non fossero confutati dai fatti. I fatti sono che la fama universale di cui gode Dante è viva e vitale, come è provato anche dall'odierno fremito d'entusiasmo che pervade non solo l'Italia. Rispetto per Dante è come quello immortale per Omero o per Virgilio. Infatti l'esimio grecista e dantista Gian Giorgio Trissi, no? Intellettuale di tradizione umanistica, protagonista di spicco della cultura rinascimentale, dopo aver recuperato in volgare eloquenza, ignorato per 2 secoli, con eccezionale vigore e rigore critico, per primo sostenne che Dante, parole sue, per dottrina, ingegno ed arte ottiene nella nostra lingua il principato. O come conclusivamente scrisse nella sua poetica, Dante sta nel novero degli eccellentissimi poeti di ogni lingua con Omero et Virgilio. E poi, se noi guardiamo alla lingua come allo strumento comunicativo a cui ricorrere per tutti gli usi, allora a lui e non ad altri spettano i meriti di padre della lingua. Quel che Dante ha fatto per l'italiano, per il suo volgare, non è paragonabile per altezza e vastità di risultati all'opera di nessuno di quelli che lo hanno preceduto e di nessuno di quelli che lo hanno seguito. L'opera sua, infatti, è plasmata di arte magnifica, di sapienza profonda, di verità eterne. La commedia ormai fa parte del patrimonio intellettuale del genere umano. Allora, tutto questo non può essere un culto di maniera, né tantomeno un convenzionalismo vuoto ed ozioso, ma il più alto e spontaneo tributo di gratitudine ed ammirazione dell'intera società civile per il maggior poeta del mondo moderno. Ora, queste nostre celebrazioni centenarie, o come quella che corre quest'anno del 7° centenario per festeggiare l'anno della sua morte, o comunque quelle legate al calendario di famosi personaggi o eventi, appartengono alla religione laica, democratica, nazionalistica e storicistica affermatasi in Europa nel XIX secolo. Prima non se ne trova traccia. Nel 1865, il centenario della nascita di Dante fu solennemente celebrato in Firenze, divenuta appunto allora la capitale del nuovo Regno d'Italia. Nulla di simile a quella celebrazione si era mai visto prima in Italia né si vide dopo. Era il 6° e primo festivo centenario
festeggiato il 14 di maggio nella piazza di Santa Croce con lo scoprimento della statua consacrata in Firenze a Dante. Da allora sono stati celebrati moltissimi altri centenari di uomini, di eventi più o meno importanti o noti. E oggi, proprio nel clima delle celebrazioni per il centenario della sua morte, in quest'anno così fervido di eventi, di convegni, accompagnato e seguito da tante altre letture, articoli e pubblicazioni, ho l'occasione di esporre i risultati del mio paziente spoglio su particolari aspetti della figura di Manfredi, incontrato da Dante nel terzo canto del Purgatorio. Ora, tra quelli che venivano dagli odi di parte cacciati in esilio, Dante, col suo animo grande, guardava come ad un rifugio luminoso agli uomini che lo avevano preceduto e ne formava le immagini eterne nella sua poesia. Che importa che gli uni stiano tra le pene strazianti dell'inferno e gli altri sulla spiaggia, sulle cornici del monte di espiazione, o in mezzo alle luminose angeliche creature delle sfere celesti. Sono anime care verso cui va l'affetto e l'ammirazione di Dante. E tra esse, aspettando la sua ora di purificazione, vi è Manfredi. Dove l'aveva visto Dante? Nel bisogno forse che aveva di porre fine alle amare torture del suo esilio. Il discendente dei Guelfi Bianchi di Firenze, cui l'odio dei neri e la bieca politica di Papa Bonifacio, il principe dei noi farisei, come lo definisce nell'Inferno 22, l'avevano cacciato per le terre d'Italia, fuori dalla dolce patria. Come gli aveva preannunciato il suo Trisavolo, cacciaguida, non per ambage, non con le ambigue parole degli oracoli antichi, ma per chiare parole di quell'inconsolato, privato dolore che lo accompagnerà per il resto della sua esistenza. Tu lascerai ogni cosa diletta, gli dirà in Paradiso 17, tu proverai siccome sa di sale lo pan altrui e come duro galle lo scendere e salir per l'altrui scale. Dante, convinto ormai della vana boria dei ghibellini e della compagnia malvagia e scempia, come la definisce lui, dei Guelfi, e scelto di far parte per se stesso, non può non circondare di tenerezza e simpatia la persona dello svevo, cui oramai lo separavano tanti anni e tanti avvenimenti, ma lo avvicinava una comunanza di ideale politico e di destino. La figura di un sovrano scomunicato suscitava personali problemi nell'animo del poeta, provato da quella dolorosa esperienza dell'esilio, che era stata quasi una forma di scomunica civile, seppure lontana da quella ecclesiastica. Manfredi, da personaggio delle cronache due trecentesche, diventa così nella commedia protagonista di uno degli episodi più drammatici ed intensi del poema. Dante, pellegrino dell'oltretomba, lo incontra nell'antipurgatorio, nel gruppo di anime degli scomunicati. Manfredi è dunque un'anima salva, a dispetto dei suoi feroci contrasti con l'autorità ecclesiastica. Questo è l'aspetto più sorprendente della sua situazione, ed egli stesso lo sottolinea quando, per ben due volte, chiede all'interlocutore di informare della sua conduzione i vivi, ed in particolare la figlia Costanza. Ti prego che quando tu riedi
Vadi a mia bella figlia e dichi il vero a lei, s'altro si dice. E più avanti continua dicendo: mi puoi far lieto rivelando alla mia buona, adesso è buona Costanza, come mai vista. D'altronde è il desiderio di raccontare il proprio destino eccezionale che spinge Manfredi all'inizio del colloquio a farsi avanti, chiedendo a Dante se mai lo ha visto in terra e mostrandogli le due ferite mortali che l'uccisero a Benevento. E accanto a motivi storici e autobiografici stanno pure i motivi artistici. Il ritratto di Re Svevo è coerente con quella fama di bellezza gentile e valorosa che intorno al personaggio era fiorita. Il poeta racchiude questi caratteri in un verso diventato celebre, scandito dal polisinteto: biondo era e bello e di gentile aspetto. Eppure, di fronte alla passione politica che Manfredi riuscì comunque a suscitare, in positivo o in negativo, fra i seguaci e i nemici, Dante sembra ritrarsi. L'episodio è basato unicamente sul tema della misericordia di Dio e non sulle opere terrene del re Svevo. Il racconto di Manfredi inizia proprio dalla morte in battaglia. Poscia che io ebbi rotta la persona, e prosegue con la risposta misericordiosa della bontà infinita di Dio al pentimento sincero dell'agonizzante. Manfredi ammette senza esitazioni quella vita peccaminosa che la tradizione filoguelfa gli aveva attribuito. Orribili furono i peccati miei. La salvezza è dunque un dono sovrabbondante e misterioso, ma alle gran braccia che accolgono anche chi si è macchiato di colpe così gravi, se si è sinceramente pentito, si contrappone la protervia crudele degli uomini e proprio degli ecclesiastici, che ignorano il volto del perdono e giungono ad accanirsi su un cadavere. Manfredi nel finale propone due scenari: quello nobilmente cavalleresco della sepoltura onorata dai nemici presso il luogo dell'ultima battaglia, e quello che sostituisce il primo, deturpandolo delle ossa abbandonate alle intemperie dopo la traslazione notturna del cadavere. La sorte di Manfredi diventa così nel finale del canto spunto per alcune precisazioni sulla condizione degli scomunicati nel purgatorio. La scomunica non equivale alla dannazione, perché non può sopprimere l'amore di Dio e il fiore della speranza. L'attesa nell'antipurgatorio corrisponde a 30 volte il periodo della scomunica. Le preghiere dei vivi però possono accorciare per le anime dei trapassati questo tempo di attesa. Ed è su questo tema che Manfredi si conceda, diventando da simbolo politico, esaltato dai ghibellini e deprecato dai guelfi, un'anima ansiosa di percorrere il proprio cammino di purificazione. Tuttavia, in questa pittura non politica del personaggio si intravede comunque un giudizio politico dantesco. Il poeta non considera infatti Manfredi come un rappresentante del valore universale dell'impero. I suoi rapporti con la monarchia universale si limitano a una parentela, nipote di Costanza imperatrice. Lo colloca invece nell'ambito minore delle lotte fra Guelfi e Ghibellini intorno alla metà del 200.
L'obiettivo principale del discorso dantesco è piuttosto la polemica contro l'autorità papale e contro l'uso improprio della comunica a fini politici, che resta indipendente dagli esiti della volontà divina. Sul piano poetico, il rilievo maggiore spetta al valore individuale del personaggio. Manfredi si presenta come un campione sublime della cortesia. Dalla sua bocca escono parole di profonda amarezza, ma mai accuse dirette, né contro Carlo d'Angiò, né contro i baroni traditori, né contro Clemente IV e né contro l'arcivescovo di Cosenza, Bartolomeo Pignatelli. Questo resoconto, nella semplicità tragica ed essenziale dei fatti, ha voluto essere la necessaria premessa per puntualizzare due aspetti fondamentali: la personalità di Manfredi e il momento storico in cui visse. I cronisti contemporanei, sia Guelfi che Ghibellini, hanno formulato giudizi solo apparentemente contrastanti sullo Svevo. I Guelfi, per accusarne le colpe e le nefandezze, insieme con qualche riconoscimento, diciamo, legittimo. E di essi cito solo due: Giovanni Villani, che nella sua nuova cronica descrive pregi, difetti, vizi e peccati, e Fra Salimbeni de Adam, che ho ritrovato nel Ludovico Antonio Muratori nella RIS, nel Rerum Italicarum Scriptores. Salimbeni de Adam ha scritto un Chronicon Parmense, in cui fa uso del procedimento di contrapporre qualità e difetti, e intanto riconosce per la vipera, lo definisce così, per la vipera Manfredi, alcune generosità. I Ghibellini invece, per tessere un'appassionata esaltazione, e sempre il Ludovico Antonio Muratori nella Rerum Italicarum Scriptores, ho ritrovato Niccolò Iamsilla, scritto un'istoria de rebus Friedrici Corradi et Manfredi, il quale scriveva: la natura, traduco, la natura ne fece il ricettacolo di tutte le grazie e compose tutte le parti del suo corpo in così armonica bellezza che niente v'era in lui che potesse essere meglio. E le due tradizioni dei cronisti medievali, favorevoli e sfavorevoli, si intrecciano tuttavia negli uni e negli altri, quasi ad avvertire che anche i nemici sentirono il fascino di quella figura. I Guelfi tuttavia ripetevano per Manfredi le accuse che tradizionalmente il papato continuava a lanciare contro il padre Federico. Nella realtà, il rampollo naturale dell'imperatore ebbe col padre in comune la stessa sete della scienza. Philosophiae alumnus, così lo definirono i contemporanei, nonché l'amore vivissimo per la poesia. E questa evidente affinità fece sì che Dante, nonostante le gravi accuse pontificie, lo collochi nel purgatorio e lo accompagni al padre nel De Vulgari Eloquentia, chiamandoli entrambi illustres eroes Federicus Caesar et bene genitus eius Manfredus. Manfredi, sia pure su un piano minore, si presenta con le stesse caratteristiche di Federico II. C'è un Manfredi filosofo e scienziato, ma c'è anche un Manfredi abile politico. La sua ascesa al trono non seguì una via limpida, ma fu punteggiata di angoli bui che ci dimostrano come il principe svevo abbia aiutato la fortuna ad aprirgli la via del trono.
Infatti non vanno trascurate le sue nefandezze perpetrate contro Corrado, legittimo erede, testamentario al trono di Sicilia. E ben presto la politica antisveva di Innocenzo IV cominciò a dare i suoi frutti. La ribellione di Vampò, dietro sollecitazione pontificia in Campania, in Lucania, in Puglia, diventò una vera e propria campagna rivoluzionaria che trascese i confini del regno e investì l'Italia centro-settentrionale, riproponendo in tutta la sua virulenza l'antagonismo fra Guelfi e Ghibellini. Tuttavia, in questo cruciale momento ha inizio la maggiore dilatazione della potenza di Manfredi. Egli diviene l'arbitro della politica italiana, il simbolo del ghibellinismo. Le varie alleanze con Genova e con Venezia, l'appoggio ai ghibellini della Toscana, della Lombardia, delle Marche e del Ducato di Spoleto segnano il progressivo consolidarsi della posizione del re di Sicilia in Italia. E poi la famosa battaglia di Montaperti del 4 settembre 1260 non fu soltanto la risoluzione dei problemi del ghibellinismo fiorentino-toscano in genere, bensì anche il simbolo della prodigiosa affermazione di Manfredi. Successi non circoscritti alla sola penisola, ma che toccano tutto il bacino del Mediterraneo. E nonostante l'opposizione del Papa, Manfredi si era unito alla corona d'Aragona, dando la figlia Costanza, della quale Dante dirà genitrice dell'onore di Sicilia e d'Aragona, a Pietro III, erede appunto del regno d'Aragona. In Africa, da Tunisi, riceveva il tributo annuo dovuto ai re di Sicilia. Manfredi aveva anche guardato oltre l'Adriatico ed aveva sposato in seconde nozze Elena, figlia del despota di Epiro, Michelangelo Comneno, nel 1259, portando in dote Valona, Beratta e Durazzo. Purtroppo il declino della fortuna del re svevo comincia quando Urbano IV e Carlo d'Angiò trovarono quel punto d'incontro che avrebbe definitivamente deciso delle sorti del regno meridionale. Dall'ultima scomunica del Papa Clemente IV. Allora, io me li sono segnati. Durante la sua vita Manfredi ha subito 4 scomuniche da 4 papi diversi, tutti titolati numericamente con 4 per destino, e ve li leggo. Innocenzo IV, di cui ho citato prima, nel 54 scomunica Manfredi. Alessandro IV, nello stesso anno 54 in cui morì Innocenzo, scomunica Manfredi. Urbano IV, di cui sopra abbiamo detto, nel 61 scomunica Manfredi. E eccoli, Clemente IV, il quale scomunica, dalla scomunica, dicevo, del 29 di marzo del 63 alla battaglia di Benevento del 26 febbraio del 1266, va quel triennio nel quale Lancioino ebbe il sopravvento sul rivale. Ora, Dante conosceva bene la storia dei Normanni in Sicilia, come dimostrano gli esempi che ci ha lasciato nella Commedia, incominciando da Roberto il Guiscardo. L'Altavilla fu un grande conquistatore e fondatore della potenza normanna nell'Italia meridionale, un uomo che combatté duramente per conquistare il suo ducato. Dante lo pone in paradiso 18, in una schiera di valorosi avvolti da una lona di leggenda, e cantati nei poemi medievali come Carlo Magno o il suo nipote Orlando, eccetera. Roberto Guiscardo guidò la conquista normanna dell'Italia meridionale contro i bizantini e fu nominato duca di Puglia e Calabria dal Papa
Niccolò II nel 1059. Tuttavia, tale regno nasceva contro la volontà imperiale e pontificia. Il regno meridionale era anche pertanto un vero strappo nel tessuto gerarchico medievale. Era una chiara contraddizione alla sua teoria politica dell'assoluta preeminenza delle due supreme autorità, il Papa e l'Imperatore, come del resto aveva sancito nel De Monarchia. Ora, per questo motivo, Dante, dopo il Guiscardo, tace della Sicilia normanna. Torna a parlarne soltanto quando il regno meridionale gli appare rientrato nel sistema e nell'obbedienza imperiale. Nel Paradiso 20, infatti, canta dell'unico re normanno, Guglielmo II d'Altavilla, detto il Buono, tra il 1166 e l'89, re di Sicilia, celebrato e pianto come principe giusto, liberale e pacifico. E quel che vedi nell'arco declivo, Guglielmo fu, cui quella terra plora, piange. Ora, se quest'ultimo erede della dinastia degli Altavilla nell'isola era rimpianto, a Firenze il mito del re normanno circolava ancora fra i 200 e i 300 in una tradizione che sarà sicuramente pervenuta anche alla Alighieri. Io ho trovato nella cronica fiorentina compilata nel secolo XIII che un anonimo racconta che Ruggieri generò Guglielmo, re di Puglia, il quale in tutti i suoi fatti fu savio e grazioso sopra gli altri principi del mondo a quel tempo. Qui naturalmente il cronista si sbaglia perché Guglielmo è figlio di Guglielmo I il Malo e poi vedremo che è fratello di Costanza, imperatrice. Ma Guglielmo occupa nel pensiero di Dante un altro posto importantissimo, quello cioè che contro la tradizione antiimperiale normanna permise il matrimonio della sua zia Costanza con l'imperatore Enrico VI di Svevia e determinò il ritorno del regno meridionale nell'ambito della sfera politica dell'impero d'Occidente. Con quel matrimonio aveva stretto un vincolo indissolubile tra la Sicilia e l'impero. Questo è il vero e grandissimo merito che fa sì che Guglielmo II sia ricordato nel Paradiso, dove tutti gli altri re e principi normanni in tutta la commedia restano in silenzio. Ora, era finita la contrapposizione del regno all'impero, soprattutto perché il re senza eredi, cioè Guglielmo II, aveva ceduto a Costanza, sua zia, il diritto a succedere sul trono siciliano. Dante mostra molta attenzione a Costanza d'Altavilla, moglie dell'imperatore Enrico VI, a quella principessa che ormai votata alla monacazione col suo matrimonio aveva stretto un vincolo indissolubile fra la Sicilia e l'impero. Costanza nella commedia occupa un posto eminente. Per ben tre volte il suo nome ritorna, perché siamo di fronte a un personaggio chiave che opera una vera e propria svolta nel mondo politico sul finire del secolo XII. In Purgatorio, infatti, Manfredi non si dice figlio di Federico II, bensì dice nipote di Costanza Imperatrice, come se quel legame di parentela fosse ancora più importante di quello che lo univa al padre. Nel paradiso è la glorificazione di Costanza stessa, la quale è sì quella che ci viene presentata
dalla leggenda guelfa, semmai dopo, se volete, ci torneremo, soprattutto con i villani, ma incendiite senza contrasti interiori, perché la contraddizione fra il velo monacale e quello di sposa è risolta facendo rimanere Costanza sempre fedele ai suoi voti di monaca. L'affezione del bel Costanza tenne dove? Nell'intimo del suo animo, dato che il suo matrimonio era stato voluto dalla ragion di Stato. Ma è nel cielo della luna, tra gli spiriti che mancarono ai voti, che il mito della figlia di Ruggero occupa il suo posto nel paradiso dantesco. La figura dell'imperatrice si staglia nella descrizione del poeta con un rilievo che non hanno gli altri beati. Essa brilla di tutta la luce della sfera, lasciando in ombra gli altri. Si è sacrificata contro la volontà alle necessità politiche, ha mortificato la sua vocazione. E Dante dice il Paradiso 3. Ma poi, che pure al mondo fu rivolta contra suo grado e contra buona usanza, non fu dal vel del cor giammai sciolta. Questa è la luce della gran Costanza, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. Costanza ci proietta già nel mondo del suo figliuolo Federico, l'ultima possanza della casa sveva. È lei l'anello fra il passato e l'avvenire, fra regnum et imperium. Enrico VI, suo marito, il secondo vento di soave, rimane in una posizione assai secondaria all'ombra della donna normanna e non viene neppure ricordato per nome. Gli svevi sono nel cuore di Dante, perché per lui rappresentano la migliore tradizione imperiale e anche per il tono che la cultura ebbe alla loro corte, nella Magna Curia. C'è quindi una simpatia politica che si accompagna ad un interesse culturale. Federico e Manfredi sono per il poeta gli illustres eroes, i miti di un tempo e di una cultura che si era ormai dispersa con i loro successori. E si trova nel divulgare eloquenzia la migliore chiarificazione di questa compenetrazione viva di motivi politici con motivi culturali. Dante dice: Sed ecce fama trinacria terre. Io intanto seguo la traduzione cinquecentesca del Trissino, di cui però ho ritoccato alcune espressioni per renderla più facilmente comprensibile nell'italiano corrente. Mandiamo in onda la slide. Ma questa fama della terra di Sicilia, se ben guardiamo, sembra persistere solamente come motivo di infamia per i principi italiani, i quali vivendo non da magnanimi, ma da gente di bassa lega, seguono la superbia. Ma quegli illustri eroi Federico Cesare e il ben nato suo figliuolo Manfredi, dimostrando la nobiltà e la rettitudine della propria anima, finché la fortuna rimase favorevole, seguirono le cose umane e le bestiali degnarono. Ed è per questo che coloro che avevano nobiltà di cuore e di grazia divini ispirati si sforzavano di rimanere a contatto con la maestà di quei gran principi, talché in quel tempo tutto quello che gli italiani più nobili di animo componevano vedeva la luce primamente nella corte di sì gran re. E perché la sede del trono regale era in Sicilia,
ne è venuto che tutto quanto i nostri predecessori, continua Dante, i nostri predecessori composero in volgare, si chiama siciliano, ciò che anche noi teniamo per fermo, e che i posteri nostri non lo potranno mutare. Ecco. Ed è qui la sostanza dell'affinità di Dante con Federico e Manfredi. Anzi, l'imperatore che nel De Volgari Eloquentia è ricordato con adesione alla realtà storica e come propugnatore di culture, suscitatore di ingegni, nella commedia invece appare nella veste leggendaria che gli avevano creati i Guelfi. Se scorriamo la cronaca di Salimbene de Adam o quella posteriore a Dante di Giovanni Villani di cui ho citato, ritroviamo lo stesso Federico leggendario del poeta, l'imperatore epicureo, scettico, crudele, potente, ma nello stesso tempo l'imperatore che incentrava tutta l'attenzione meravigliata dei contemporanei e che veramente incarnava l'ideale della maestà imperiale. Dante non poteva sfuggire alla suggestione del personaggio ai suoi tempi ancora tanto discusso. Tuttavia non poteva salvare dalla dannazione l'uomo che godeva di sì cattiva fama e lo condanna all'inferno fra gli epicurei. Qua dentro è il secondo Federico, dice rapido Farinata nel canto decimo dell'Inferno. Ma quella salvezza che non aveva potuto assicurare a Federico, Dante riesce a procurarla al figlio Manfredi, all'altro eroe del De Volgari Eloquentia. Anche Manfredi era stato aperto a tutte le manifestazioni della cultura, dimostrandosi degno figlio del grande Federico. A Dante non importava la controversa vita del re, ma che la tradizione storiografica guelfa continuava a ricordare. Bensì interessava riprendere un episodio, la morte di Manfredi durante la battaglia di Benevento, per chiarirne le oscurità e così facendo veniva creato un nuovo mito, la salvezza del re in punto di morte. E infatti Manfredi dice: poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quel che volentier perdona. E è in questa contrapposizione fra la gravità dei peccati regi e l'infinita bontà di Dio è il segreto della giustificazione dantesca della vita di Manfredi, di un re che i contemporanei, pur lodandone certe virtù, la cultura, la magnanimità, condannarono per il modo di vivere e di pensare. La tragedia del re di Sicilia che si è risolto sul piano della vita ultraterrena, sulla terra invece continuò con le tristi vicende delle sue spoglie mortali. Dio aveva perdonato, ma gli uomini no. Particolarmente il vescovo di Cosenza, Bartolomeo Pignatelli e il Papa Clemente IV, i quali, se avessero letto quella pagina del Vangelo di Luca, nella quale è detto che Dio è infinitamente misericordioso anche coi peccatori che si pentono e si raccomandino a Lui, non avrebbero fatto di seppellire il corpo di Manfredi dal tumulo dove esso giaceva sul ponte di Benevento, condannandolo ad infradiciare fuori del regno. Or, dice Manfredi, or le bagna la pioggia e muove il vento fuori del regno, quasi lungo il verde, dove le trasmutò a lume spento. Per lor maledizione, sì, non si perde, che non possa tornare l'eterno amore, mentre che la speranza a fior del verde. Dante dice, per la lor maledizione, ossia per la scomunica che è di loro, cioè del Papa e del Vescovo, non si perde l'eterno amore di Dio,
quell'amore divino che non viene mai meno, tanto che non possa ritornarmi l'anima, finché la speranza ha ancora un barlume, un poco di fior del verde, cioè non è ancora del tutto inaridita. Il discorso del re, cominciato con un certo tono altero, io sono Manfredi, nepote di Costanza imperatrice, si conclude con umiltà e rassegnazione riguardo alla sua presenza in purgatorio. Ed è anche l'epilogo della drammatica vicenda degli sbevi d'Italia, che per più di mezzo secolo avevano polarizzato le speranze dei ghibellini italiani. Che Dante conoscesse il reale svolgimento degli avvenimenti e che avesse preferito un suo racconto sulla tragedia manfrediana, lo vediamo da un richiamo spia, quando cioè il poeta, accennando alla vicenda beneventana del 1266, ricorda il tradimento dei baroni regnicoli che aveva permesso la vittoria dell'Angioino. Infatti in Inferno 23 dice: laddove fu bugiardo ciascun pugliese. Ma la vicenda dell'ultimo re svevo di Sicilia serviva a Dante anche per legare la storia sveva a quella aragonese, senza soluzione di continuità. Come Costanza imperatrice aveva risolto i problemi dei rapporti fra regno ed impero, adesso un'altra Costanza, la bella, la buona, la figliola di Manfredi, aveva creato le premesse per una restaurazione sveva in Italia. Il suo matrimonio con Pietro d'Aragona era stato di enorme importanza. Aveva determinato l'unione della Sicilia all'Aragona in una nuova e potente realtà politica mediterranea che avrebbe potuto benissimo ereditare i diritti e le funzioni della dinastia sveva. Manfredi dice: badi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia ed Aragona, e dichi il vero a lei, altro si dice. Dante vivo è comandato da Manfredi di andare al suo rientro sulla terra dalla figlia per dirle la verità. Se in terra si va dicendo una cosa diversa, cioè che sia dannato, essendo morto, scomunicato e maledetto. Orrebbe il furto dei peccati miei, ma la bontà infinita si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Orribili furono i suoi peccati, e tanto grave la sua colpa di fronte alla Chiesa e alla società da ripercuotersi attraverso la scomunica anche nell'aldilà. Manfredi non attenua in alcun modo la gravità di quelle colpe, sono ben riconosciute, e tuttavia tutte sparirono per quel semplice rivolgersi a Dio. Ora, nel riconoscimento di un potere superiore che si manifesta con la bontà infinita che ha sti gran braccia, verso la quale la sua anima vibra e si slancia, stanca delle lotte della vita. Ora, della figura di Manfredi, che per l'eccezionalità della vita e degli eventi di cui fu protagonista, occupò a lungo l'interesse del suo tempo e di quello seguente. Dante coglie il mondo più tragico e religioso assieme, quando la creatura umana prende coscienza della gravità dei suoi errori ed invoca l'intervento divino. Ed è indubbio che Dante riviva in Manfredi la sua dolorosa vicenda personale nell'ambito della crisi politica provocata dall'intervento temporale della Chiesa, e soprattutto rivive la sua personale esperienza di peccato e di redenzione. Grazie. Ho finito. Grazie, professor Fienga, di questa bella esposizione molto ricca di dottrina, di considerazioni che vanno
appunto dall'ambito letterario a quello storico, quindi ha ricostruito anche con grande sapienza il contesto della vita e della morte di Manfredi. Dicevo appunto, ci sono degli interventi e quindi poi volevo fare anche un piccolo intervento io, comunque do la precedenza naturalmente ai telespettatori e ai partecipanti alla videoconferenza. C'è una osservazione di Franco Cristelli, sì. Non so se la regia, eccola. Ha ragione Franco. Dal punto di vista religioso, Manfredi è paragonabile a Bonconte, altro ghibellino non scomunicato, ambiti si salvano perché in punto di morte si raccomandano al cielo. È vero. Ecco, io, scusate, mi intrometto brevemente perché era la stessa osservazione che facevo io, sottolineando il fatto che è decisivo il pianto. In entrambi i casi i due protagonisti piangono per una lagrimetta. Tu te ne porti di costui l'Eterno per una lacrimetta che il mi toglie, è Bonconte che parla, sì. E Manfredi, orribili furono i peccati miei, ma io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona. Quindi c'è la commozione del pianto. Il pentimento, sì, è manifestato con il pianto che diventa fondamentale. A questo punto io ringrazio il professor Fienga di nuovo per essere intervenuto e per aver tenuto questa bella videoconferenza ripeto quanto detto all'inizio, e cioè che il prossimo appuntamento è per il mercoledì 21 con il professor Gian Piero Giugnoli, già dirigente scolastico del Liceo Classico Petrarca, che parlerà sulla teologia di Epicuro. Grazie professor Fienga. Grazie a voi, spero che sia stato chiaro perché c'è stata questa interferenza. No, è stato chiarissimo perché poi l'interferenza si è risolta subito e poi è andato tutto bene, è andato tutto, okay, tutto va bene. Grazie di nuovo e arrivederci alla prossima. Grazie, arrivederci a tutti, grazie.